Buon pomeriggio, siamo insieme con i responsabili degli ambiti di evangelizzazione del rinnovamento nello Spirito Santo. Abbiamo il fratello Luigi Leoni, responsabile dell'ambito anziani, poi abbiamo Etienne e Filippa, responsabili dell'ambito famiglie, poi abbiamo Raffaella, responsabile dell'ambito giovani, e abbiamo Don Vincenzo, responsabile dell'ambito sacerdoti. Sono ambiti di evangelizzazione, non sono segmenti della vita del rinnovamento. E in generale si preoccupano di diffondere la spiritualità carismatica e anche di portare Gesù in questi ambiti. E ci siamo chiesti come questo è stato possibile, ad esempio, nel tempo del Covid-19. Com'è possibile evangelizzare in questo tempo, dove sembra che sia tutto fermo? Ecco, io vorrei che Luigi e poi Etienne, Filippa, poi Raffaele e poi Don Vincenzo ci possono portare la loro testimonianza. A voi la parola. Luigi. Buonasera a tutti. Abbiamo vissuto questi 2 ultimi mesi chiusi nelle nostre case e noi potremmo anche pensare che sono stati mesi di segregazione, di clausura, quasi come dei sacerdoti che vivono chiusi nella loro clausura. Ecco, in realtà questo tempo è stato un tempo di grazia grande. Un tempo nel quale noi non siamo stati chiusi nelle nostre case soltanto per cautelarci da un contagio e anche per non diffondere un contagio intorno a noi. C'è stato ben altro, qualcosa di più profondo. Abbiamo avuto modo di chiederci il perché noi vivevamo queste nostre giornate, come aprivamo le nostre giornate. E questo ci ha permesso di poter vivere in modo più profondo. Ecco, gli anziani sono stati chiamati a vivere di preghiere, di una preghiera intensa, di una preghiera che li ha portati ad avere anche un'attenzione particolare anche per i fratelli, i loro gruppi e delle loro comunità. Si è proprio costituita anche questa rete in modalità diverse da come solitamente avviene. Noi li abbiamo in modo pieno nei nostri incontri di fraternità con la preghiera comunitaria carismatica. Ci è mancata in questi 2 mesi, ma i fratelli anziani hanno avuto la possibilità di svolgere un compito di evangelizzazione tenendo dei rapporti di fraternità con tutti i fratelli del gruppo, con un accompagnamento, soprattutto con i più giovani, i quali hanno bisogno di avere, magari da poco, all'interno dei nostri gruppi, avevano bisogno di un sostegno, di essere aiutati in questo tempo. Gli anziani poi sono soprattutto anche chiamati a vivere con i roveti ardenti e i muri di fuoco, momenti di adorazione. In questo tempo hanno intensificato questa loro preghiera intensa al Signore, proprio come i vegliardi dell'Apocalisse che sono sempre davanti a Dio e intonano le loro lodi con strumenti musicali e tengono delle coppe con i profumi all'interno delle loro coppe, che sono tutte le preghiere dei santi che elevano al Signore. Ecco, è con questa gioia che gli anziani hanno potuto vivere questo tempo fruttuoso per loro. Sorprendente, questa situazione di isolamento ha innescato un processo di evangelizzazione della famiglia all'interno delle sue stesse mura. La famiglia ha riscoperto la sua capacità di gioire di nuovo, di stare insieme nella sua naturale creatività e pensiamo a tutto quello che è successo all'interno delle famiglie. La riscoperta del dialogo e dell'ascolto tra sposi, la riscoperta dell'altro, della sua peculiarità. Il reinventare lo spazio all'interno degli stessi appartamenti per fare di questi luoghi una palestra dove far ginnastica, dove ballare, dove cantare assieme ai propri figli. C'è stata la gioia ritrovata di a volte cucinare insieme, accogliersi con un pasto insieme e reinventare il giardinaggio sui stessi terrazzi. E imbiancare le case, insomma, veramente una riscoperta nuova dello stare insieme. E poi molte famiglie hanno riscoperto anche la preghiera assieme ai figli. Ecco, questo è sorprendente, che la famiglia
cioè si sia reinventata in questo evangelizzare se stessa, però non è rimasto lì, perché la famiglia naturalmente dentro di sé questo bisogno di creare contatti fuori di sé, e così si è spinta a prendere il telefono per chiamare un vicino di casa, un vicino di pianerottolo, chiedergli di che cosa ha bisogno, prendersi cura di lui, un parente, un lontano, il fratello del gruppo. Ecco, tutti questi modi con i quali la famiglia, sì, se vogliamo parlare di evangelizzazione, si è spinta fuori di sé, e da lì è nato la spesa fatta per il vicino di casa, di pianerottolo, l'accompagnamento umano e spirituale nell'ascolto e la preghiera nell'aiutare altre famiglie a pregare. Il confronto anche di famiglia a famiglia, dire come state voi come famiglia, come vivete questo tempo, ma anche accompagnamenti di fidanzati, di altre famiglie attraverso un cenacolo. Ecco, in un modo naturale la famiglia si è proiettata fuori di sé in questa evangelizzazione, ad intra e ad extra. Grazie Etienne, grazie Luigi. È bello vedere come gli anziani e le famiglie siano di Spirito Santo e continuino ad evangelizzare anche se apparentemente costrette nel chiuso di una casa, di un appartamento. E ora passiamo ai giovani. Raffaella, ai giovani, che cosa si sono inventati in questo periodo per evangelizzare? Grazie Mario, buon pomeriggio a tutti. Allora, questo è stato un tempo difficile anche per molti giovani, ma la cosa più bella che abbiamo visto in questi giorni e per la quale abbiamo gioito è vedere come i ragazzi abbiano trovato in questo tempo di difficoltà, abbiano trasformato le difficoltà in opportunità. Se c'è una parola che mi fa un po' riassumere tutto quello che i giovani stanno facendo in questo tempo, è la parola insieme. Nonostante si è chiuso ognuno nelle proprie case, c'è stato il desiderio di ritrovarsi insieme. Sia i delegati regionali, i referenti diocesani hanno cercato di raccogliere i ragazzi, in particolare quelli anche un po' più nuovi, per cercare di aiutarli a stare insieme, a condividere la parola, a condividere quello che questo tempo sta portando a ciascuno nelle loro vite, no? E la cosa particolare è che attraverso queste videochiamate succede che molti giovani che non hanno mai conosciuto il rinnovamento si stanno inserendo in questa rete di comunione, in questa rete di amicizia, e stanno incontrando, seppur in modo virtuale, in modo parziale, stanno incontrando comunque il Signore e il rinnovamento attraverso dei fratelli che in questo tempo di difficoltà e di solitudine dei giovani stanno scegliendo di stare insieme. Questa è la cosa più bella in assoluto. Altra cosa, si sono messi a servizio degli anziani, facendo delle telefonate agli anziani delle comunità, cercando di non lasciarli da soli, si sono messi a servizio per cercare di far sì che la campagna social sia fruibile anche per coloro che non hanno Facebook, non hanno i mezzi di comunicazione necessari. E tutto questo davvero è una grazia che passa sotto i nostri occhi, e vediamo davvero questi giovani impegnarsi sotto mille fronti per cercare di portare la parola di Dio. Molti giovani si sono impegnati anche nell'equipe social nazionale, nelle varie pagine regionali, per cercare di far passare questa ricchezza della campagna social. E quindi, seppur questo tempo è difficile, posso testimoniare con grande gioia che i giovani ci sono e stanno cercando di vivere la loro Pentecoste nella loro quotidianità, e lasciandola passare poi a tanti altri giovani del movimento, ma anche fuori. Grazie Raffaella. Don Vincenzo, e i sacerdoti? Siete stati molto attivi, onestamente. I sacerdoti in questo periodo, diciamo, inventandoci un po' una rete di comunicazione, stiamo cercando di essere molto vicini ai gruppi, ai nostri fratelli, tipo per esempio mi sento spesso con i consiglieri regionali, cercando proprio di vivere il ministero in modo diverso, soprattutto per far sentire la vicinanza loro ai nostri fratelli, alle nostre sorelle del gruppo, soprattutto quelli che hanno bisogno molto di più di una vicinanza, di un conforto. Penso per esempio a tante persone dei gruppi che sono anziani e che non possono muoversi e che vivono anche questo dramma della sofferenza e della solitudine. Anche perché poi noi siamo anche portati all'esterno della nostra chiesa, ognuno di noi, anche parroco, ha un ministero
a un servizio particolare nella propria diocesi, e stiamo cercando di far vivere la vicinanza a tante persone che si sentono smarriti. È vero che le chiese sono aperte, c'è per la preghiera anche personale. Quante volte ci comunichiamo le dire dello smarrimento dei nostri fratelli. Cerchiamo sempre, ecco, come diceva anche Raffaella, stare insieme. Per noi la parola è speranza, per noi la parola è conforto, confortare le persone che si sentono smarrite. Poi il ministero sacerdotale si è diffuso in modo particolare in queste 40 ore e questi roveti ardenti che si sono susseguiti, per cercare di infondere proprio attraverso la preghiera quell'andare avanti nella speranza e nella certezza che il Signore non ci abbandona. E quante benedizioni ci danno i nostri fratelli, sia del rinnovamento, sia anche delle persone che ci incontrano, perché magari attraverso Facebook, attraverso i canali di rinnovamento, partecipano. La mia stessa comunità, come chiesa, come santuario, mi manda messaggi sulla pagina del santuario per ringraziare per questo momento di conforto. E quei sacerdoti ci siamo reinventati un po' la vicinanza, la pastorale della consolazione, proprio perché ancora oggi vogliamo trasmettere che il Signore è vicino a ciascuno di noi. E questo momento particolare, anche di questo modo di evangelizzare diverso, del rinnovamento, ci sta dando questa opportunità. Grazie, grazie Lorenzo. Mi permetto di sottolineare che gli ambiti in questo tempo sono stati tutti molto impegnati, anche sui social, anche gli anziani come Luigi e tanti altri hanno dato dei grandi contributi in cultura di Pentecoste, ma anche le famiglie. In fondo tutte le riprese di preghiera e di catechesi avvenivano da una famiglia, la famiglia piccola chiesa domestica, come anche i giovani, come Raffaella ha sottolineato, molto spesso sono stati in qualche modo coloro che hanno aiutato i meno, diciamo così, preparati tecnologicamente ad essere presenti. E i sacerdoti davvero ci hanno dato una grande testimonianza. Questo è segno che anche in questo tempo difficile evangelizzare si può. Le famiglie hanno fatto anche una sorta di rete con altre famiglie, moltiplicando, se così possiamo dire, il bene. Come i giovani si sono anche inventati dei momenti di evangelizzazione. Davvero possiamo dire che evangelizzare non soltanto è un dovere, ma è una gioia anche nel tempo della difficoltà. Anzi, proprio in questo tempo di difficoltà, la testimonianza che posso portare, un po' riassumendo tutta la vostra attività, è che tantissime persone sole, abbandonate, o che vivevano momenti di difficoltà personali, giovani, famiglie, anziani, anche a volte sacerdoti, hanno riscoperto la presenza di Dio nella loro vita e l'hanno saputo apprezzare anche in questo tempo di silenzio. Io mi sento di ringraziarvi a nome del Comitato Nazionale e a nome del Consiglio Nazionale per tutta l'opera di evangelizzazione che avete continuato a portare avanti in questo tempo così difficile e che continueremo a portare avanti in questo tempo che si prepara davanti a noi, perché certamente le difficoltà non termineranno, ma la chiamata all'evangelizzazione, questa non finirà mai. Don Vincenzo, ci dai una benedizione a tutti noi, che dici? Certamente, lo Spirito scenda su tutti noi perché ci dia ancora la forza di poter camminare nella speranza e la gioia, sapendo che il Signore risorto non abbandona mai il suo popolo. E invochiamo proprio lo Spirito stasera per una rinnovata Pentecoste, per tutta l'umanità, per tutta questa società smarrita, perché possa riprendere il senso della propria vita e orientarla verso ai beni futuri, così come è la nostra missione vera. E su tutti noi, e su questo popolo, sui giovani, sugli anziani, sulle famiglie, sul rinnovamento, sulla società in te, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Alleluia, tu è il Signore. Alleluia, Gesù è il Signore.